Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi stiamo assieme fino alle ore 19 perché poi, come ogni martedì, c'è l'appuntamento con tisane, unguento e cachet. Nella seconda parte saremo in compagnia dell'architetto Acerboni che è in procinto di ricevere due riconoscimenti per il suo impegno nel mondo dell'arte. Nella prima parte sono molto contento di avere accanto a me la professoressa Elisabetta Vezzosi, che è direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste. Grazie professoressa per essere Grazie a venuta voi. a trovarci, sono molto contento perché io da lì provengo, quindi insomma è come è la mia alma mater nel senso stretto del termine. Qualche settimana fa, no, professoressa, c'è stato un open day per quanto Sì. riguarda, io continuo a chiamarla, abbia pazienza anche lei, continuo a chiamarla la facoltà perché uso le terminologia Termine dell'epoca superato. mia. C'è stato appunto un open day del Dipartimento. C'è stata anche la presentazione della nuova biblioteca di studi umanistici, ma è stato fondamentalmente anche un momento per riflettere e far riflettere su un dato che io credo sia essenziale, cioè sempre più gli studi umanistici si stanno diffondendo, mettiamola così, poi lei mi corregga anche sulla definizione, si stanno diffondendo anche in realtà che fino a qualche tempo fa nessuno pensava collegate agli studi umanistici. Certo. Molto spesso abbiamo avuto ospiti che hanno a che fare con l'area di ricerca e ci hanno raccontato, guarda, che in area di ricerca ci sono anche laureati del Dipartimento. È vero, è una tendenza degli ultimi anni, una tendenza che si rafforza, su cui lavorate? Allora, è una tendenza che si sta rafforzando, naturalmente è una tendenza non soltanto triestina, non soltanto italiana, abbiamo dati importanti che vengono dagli Stati Uniti, da altre parti d'Europa e non solo, che ci dicono che i laureati, diciamo, ora, genericamente in discipline umanistiche, e poi all'interno delle Là discipline c'è umanistiche ci sono ovviamente moltissime differenze, sono dotate naturalmente di una elasticità, di una capacità di reinventarsi, di una capacità di innovazione e di una sorta di mobilità mentale che spesso manca ad altri e ad altre laureate specializzate su settori molto precisi. E infatti molte laureate nelle, diciamo, genericamente ancora una volta, nostre discipline sono adesso accolte da aziende che si occupano di robotica anziché di tecnologia del digitale. Quindi c'è una tendenza che è una tendenza rilevante. Poi naturalmente bisogna fare grandi differenziazioni perché all'interno del nostro dipartimento ci sono i corsi di laurea in lettere, antichistica, comunicazione e poi lingue che ha un numero di iscritti molto elevato, storia e filosofia, ma anche servizio sociale e scienze dell'educazione a Porto Gruaro. Quindi poi l'offerta è molto Molto ampia. naturalmente diversificata. Però questa tendenza a cui lei accennava sicuramente c'è ed è registrata non più di qualche mese fa, è uscito un articolo importante sul Sole 24 Ore proprio in questa direzione. Quando c'è stata, professoressa, questa piccola rivoluzione, se così vogliamo dire? E poi è stata una rivoluzione, come dire, a cui ci si è arrivati per gradi, come è nata, insomma, questo nuovo identikit dello studente e del Sì, in laureato in scienze, in studi studi umanistici? umanistici. Allora, intanto direi che sicuramente in questi ultimi 10 anni questa tendenza è cresciuta molto. Però questa elasticità di cui parlavo e flessibilità è sempre stata riconosciuta a livello aziendale.
Ovviamente ora abbiamo dati, per esempio i dati di Almalaurea, no? Che è questa grande banca dati che registra il rapporto tra università e mercato del lavoro, ci dice che i numeri cominciano a essere Importanti, insomma, significativi. importanti e significativi. Un fatto che abbiamo registrato negli ultimissimi anni è una tendenza, e su cui dobbiamo ancora riflettere, di studenti e studentesse a iscriversi a una laurea triennale di un certo tipo e spesso poi condurre la magistrale su Un territorio un diverso. territorio diverso. Questo è più recente, molto interessante, anche perché molto spesso, cambiando completamente o abbastanza radicalmente area di studi, hanno anche un riconoscimento, no, di crediti minore, no, rispetto a quelli che Certo. hanno lavorato, nello stesso settore nel triennio precedente. Però è molto marcato. Ovviamente, le magistrali. Noi abbiamo delle ottime magistrali, spesso anche interateneo con l'Università di Udine. C'è una tendenza degli studenti e studentesse, quando le famiglie possono naturalmente Permettici. venire incontro alle esigenze dei figli e delle figlie a svolgere la magistrale in posti altri, no? In luoghi altri, diciamo non nella stessa università. Quindi diciamo che l'obiettivo dell'Università di Trieste e naturalmente anche dei corsi di laurea magistrale che fanno capo al nostro dipartimento è quello di attrarre, no? Certo, sì. Certo. Studenti da fuori. Migliorando, incrementando sempre di più la qualità delle nostre magistrali. Sulle triennali abbiamo ottimi numeri e fra l'altro abbiamo quest'anno un incremento che si aggira sul 10%, direi, quindi Di iscritti? sì, di matricole. Sì, Di ho capito, matricole, sì, è diverso dagli iscritti perché gli Ah, iscritti sono sul giusto, giusto, giusto. triennio e gli immatricolati, quindi si sono chiuse le iscrizioni il 4 di ottobre, appunto stiamo guardando ora i conteggi finali e abbiamo un buon incremento, sì. Senta, se poi mi ricordo, le faccio una domanda sulla specialistica, ma non vorrei togliere più in generale. Parliamo del dipartimento da un punto di vista logistico anche, Sì. no? Probabilmente se io che sono uscito da storia dell'arte nel 1989, quindi mamma mia, 29 anni fa, probabilmente non troverei più niente in via dell'università. No, infatti, poco. Poco. E ormai, diciamo così, mi permetta il termine, il core Sì, business sì. sta in Androna Campomarzio o in via del Lazaretto Vecchio? In Dove? In entrambe. entrambi. Androna Campomarzio è una sede molto importante, c'è una biblioteca importante e via Lazzaretto Vecchio 6-8 con nuovo palazzo, la cui ristrutturazione è stata conclusa pochi anni fa, è anche la sede dell'amministrazione, però con aule, studi docenti e la nuova biblioteca. È una sede molto bella, molto accogliente. Io credo che sia molto importante avere sedi Se accoglienti, mi consentirà un giorno verrò a visitarla proprio molto perché volentieri, la sono guidiamo curioso. volentieri perché vale la pena, è una bellissima ristrutturazione e la biblioteca che verrà intitolata, ma al momento si chiama Biblioteca di Studi Umanistici, è bellissima, ha scaffali aperti e contiene fra l'altro, conterrà tra poco, c'è un trasferimento che avverrà a breve, l'archivio della scrittura regionale, degli scrittori Quello di regionali. Guagnini, per Sì, dirlo in... diciamo Guagnini, Quazzolo e Sì, no, naturalmente è... altri, e quindi inaugureremo anche questo trasferimento in modo che sia accorpato, diciamo, questo archivio che è molto importante con la nuova biblioteca, sia una parte, diciamo, della nuova biblioteca. Quindi
Io credo che i luoghi siano importanti, sentirsi bene nei luoghi Assolutamente. sia un modo di stare all'università molto migliore, che crei forme di aggregazione, quindi stiamo cercando di creare sempre più spazi di aggregazione E per questo gli mi diceva studenti. anche in via Principe di Sì, Montfort. Via Principe di Montfort, dove da poco, e grazie anche all'intervento dell'Ateneo che ha accelerato molto i tempi, abbiamo un'aula molto grande di 180-200 posti, che ci è assolutamente necessaria, soprattutto per alcuni corsi di laurea. E gli altri piani di Via Principe di Montfort 3 della Palazzina sono destinati a aule, studi, diciamo, si chiameranno aule letture o aule studio diffusi. Quindi, gli studenti e le studentesse potranno posizionarsi dove vorranno e avranno molti spazi. Già molti spazi sono garantiti dalla biblioteca sia in via Lazzaretto Vecchio che in Androna Campomarzio. Ora abbiamo anche una recentissima, aperta lunedì, nuova aula di lettura e di studio anche in via Lazzaretto Vecchio 8. Quindi puntiamo molto, diciamo, sul benessere e il comfort degli studenti e delle studentesse, perché questo è veramente molto importante per anche un senso di Di appartenenza, appartenenza, no? sì, questo è fondamentale. All'istituzione. Quindi stiamo creando nuove aule informatiche, ma i luoghi di accoglimento davvero hanno molta importanza, più di quello, no, che di solito Sì, si ma attribuisce. Quindi ci sono spazi per il caffè, no, ma io ho visto, purtroppo devo dire ancora una volta, io che sono d'Antino, ho visto anche quello che hanno fatto al Petrarca, dove hanno allestito nei corridoi del Petrarca. Semplicemente dei assolutamente, tavoli e lì gli studenti assolutamente. di pomeriggio si fermano, studiano a scuola. È una concezione nuova del rapporto dello studente, in quel caso con la scuola, ma anche dello studente universitario con l'edificio universitario, però ti fa essere, per come la vedo io, ti fa essere parte. Noi avevamo, Assolutamente. questo devo dire la verità, noi, questo io sarò sempre grato a chi dirigeva l'Istituto di Storia dell'Arte nel 1900, insomma, negli anni in cui frequentavo io, il professor Josefi, che pure era una persona molto austera, eccetera, però aveva lasciato che si creasse una comunità che studiasse anche fuori dagli orari canonici, eccetera, e noi ci sentivamo veramente parte di una Certo. comunità che poi credo sia fondamentalmente anche È uno dei. una deve essere una comunità di scambio e di relazioni al di là, diciamo, delle forme poi della nostra didattica, che naturalmente è una didattica sempre più interattiva, no? Rispetto al periodo che lei sta citando e naturalmente al periodo in cui io ho frequentato l'università, è fatta di moltissimi laboratori, di scambio costante, di alternanza scuola-lavoro, in cui lavoriamo appunto il dipartimento, ma non solo il nostro dipartimento, naturalmente lavora con le scuole. Di recente abbiamo organizzato con proprio il Liceo Petrarca la mostra sul razzismo in cattedra, che è una mostra Del quale non molto, si è molto parlato, di questa mostra. Non della si... quale si è parlato molto, ma No, valeva no, la era... pena. Ah sì, E no, quindi assolutamente. credo che sia altrettanto importante il nostro lavoro, che ora viene definito in termini accademici di terza Di terza missione, missione, sì. che è quello, diciamo, di divulgazione, ma anche di rapporto con l'esterno, con la cittadinanza. Naturalmente è qualcosa che il nostro dipartimento ha sempre fatto, ma certamente questo lavoro di contatti con l'esterno, di scambio, è molto incrementato. Le faccio una domanda che potrebbe sembrarle, diciamo così, che esce un po' dal nostro discorso, però,
È anche vero che il Dipartimento di Studi Umanistici e prima ancora la facoltà di Lettere erano e sono i luoghi universitari più radicati in città, perché Piazza l'Europa è distante, lo sappiamo benissimo, non è proprio al centro. Adesso il Dipartimento è vicino, diciamo così, a questo luogo della Movida Triestina, eccetera, che credo sia, adesso, Via via Torino, Torino, quei luoghi là, credo sia una cosa anche reciproca sotto certi aspetti, no? Nel senso c'è una vicinanza dell'università a certi luoghi, c'è certo. un, non voglio dire un do ut des, però penso che entrambi beneficiano della presenza l'uno dell'altro, insomma, no? No, certamente questo è vero. Io spero anche che le nostre sedi, come sono del resto già state, ma sempre di più, diventino i luoghi in cui diciamo, il sapere pubblico, no, ha spazio. Proprio all'inaugurazione della biblioteca citavo il volume riferito molto alla biblioteca, ma secondo me si può estendere, di una collega che si chiama Piazze del Sapere. Ecco, io credo, e molti e molte dei miei colleghi, anche più giovani, ma anche meno giovani, pensano che l'università debba essere veramente considerato come uno spazio aperto. E la Biblioteca di Studi Umanistici è uno spazio aperto nel senso che chiunque può accedere, quindi naturalmente deve registrarsi, però è uno spazio che può raccogliere anche i desiderata di una parte, diciamo, della cittadinanza. E i nostri studi dovrebbero stare più possibile a porte aperte perché lo scambio con gli studenti e le studentesse dovrebbe essere una costante. Su questo c'è anche da dire che il senso di accoglienza è un altro punto importante a cui l'università deve dare peso. Proprio oggi è uscito un articolo sempre sul Sole 24 Ore che recita, lo leggo, le matricole italiane sono le più insoddisfatte al mondo, scarso il livello di accoglienza degli atenei. E proprio per questo noi quest'anno abbiamo pensato, questo articolo non era uscito naturalmente, però sapevamo ovviamente di questo disagio iniziale, è un salto, no? Comunque anche nonostante tutti i programmi di alternanza scuola-lavoro, però non tutti partecipano Sì, e quindi certo. è un salto, no? Dalle scuole medie superiori all'università, un mondo ignoto, compagni e compagne ignoti, eccetera. Quindi il senso del Welcome Day, così come l'abbiamo elaborato, è stato quello di una vera accoglienza. Infatti c'era l'inaugurazione della biblioteca, un concerto organizzato dal sistema bibliotecario di Ateneo, ma anche una conferenza di una scrittrice sull'importanza della lettura. E poi abbiamo dato naturalmente anche le informazioni tecniche e poi una visita di alcune parti della città con i nostri colleghi, la Trieste ebraica, la Trieste dell'arte, diciamo, e la Trieste archeologica, quindi divisi in Quindi gruppi. È questo stato, mi sembra, Fernandelli non me l'ha detto, molto di questo. successo, mo numeri molto alti perché gli studenti potevano iscriversi a ognuno di Ho questi capito. eventi. E poi abbiamo fatto un aperitivo Eh no, ma dalle 6:30 perché in avanti insieme agli studenti è quasi un modo con adesso. musica organizzata da loro. È quasi una sorta, ma adesso non so perché probabilmente è quello che sto per dire un po' sciocco, però quasi un modello anglosassone per quanto si è portati a pensare, insomma, no? di un rapporto anche più diretto con il docente fondamentalmente. Questo, ripeto, per quanto si può conoscere, insomma. Infatti, lei diceva poco fa, è un modo nuovo. In realtà è un modo semi nuovo in Italia, perché naturalmente grandi università fanno anche grandi accoglienze. Ci sono realtà molto attive su questo, ma soprattutto all'estero non è affatto una novità. Io
sono stata per il mio studio, il mio lavoro a lungo negli Stati Uniti e questi spazi aperti erano All'ordine del assolutamente giorno, sì. la normalità, come i rapporti informali con i docenti, i seminari all'ora di pranzo, i lunch seminar in cui ci si scambiano idee importanti davanti a un panino, a una bibita. E le biblioteche aperte fino a ore incredibili della notte, ma la nostra biblioteca a breve sarà aperta fino alle 11 di Di sera. sera. Allora, io devo venire a vedere sta biblioteca. Assolutamente. Verrò con le telecamere, così faremo anche un Sì. servizio. La ringrazio, professoressa, per essere stata con noi. Sì, abbiamo solo un minuto. Magari potremo anche Sì. occuparcene in una Sì, puntata. Questo senz'altro. volume è appunto curato dagli studenti. Sì, è curato dagli studenti, è un volume per noi molto importante sugli studi umanistici, che cosa sono, dove vanno, quali sono le prospettive attraverso conferenze, seminari, letture in cui gli studenti hanno giocato però un ruolo assolutamente protagonista. Per noi è un libro, se ne è occupato Marco Fernandelli in particolare, che ha guidato questo gruppo. Per noi è un Ok, libro molto rilevante. ma casomai allora ce ne occuperemo Sì, in una assolutamente. trasmissione ad hoc, tanto con me trovate sempre le porte aperte per parlare appunto del luogo da dove provengo, insomma, per cui Certo. è importantissimo. Professoressa, grazie ancora Grazie, grazie davvero, a buon lei, lavoro grazie e dopo la pubblicità sarà con noi l'architetto Acerboni. Seconda parte di Trieste in diretta, come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Marianna Acerboni, che ringrazio per essere tornata a trovarci. Ci diamo del tu anche qua, no? Perché questa è un po' una zona franca dove con gli ospiti con i quali ci diamo del tu nella vita privata, insomma, continuiamo a darci del tu. Allora, ci sono due appuntamenti molto, molto importanti, insomma, in programma. Uno domani sera, se non mi sbaglio, sarà il 18, e un altro, domenica prossima a Venezia. Sono due premi. Sì, sono due premi. Un mio amico carissimo giornalista mi ha detto: stai facendo incetta di Incetta premi. di premi. E forse è così, non lo so, è il momento. E domani sì, alle 18 al Museo Revoltella nell'auditorium ci sarà la consegna, la cerimonia di consegna di questo premio, che è il premio di vetro e il carrozziere, è la decima Il edizione. premio, scusa, Sì. no, perché qua questa potrebbe essere anche una delle mie gaffe. Il premio di vetro è il carrozziere, perché se no sembrava il premio di vetro del carrozziere. Quindi specifichiamo che, adesso io chiedo scusa, è una signora a cui è intitolato questo premio. Chiedo scusa, Meglio essere meglio precisi. essere precisi. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, il premio di vetro, se non mi sbaglio, è il Sì. premio che un tempo veniva consegnato dalla provincia. Tramite la commissione pari opportunità, adesso è stato in qualche modo, diciamo così, ereditato dalla commissione pari opportunità del comune, se non mi sbaglio, no? Sì, il comune non so le origini esattamente, lo confesso. So che la prima edizione era stata data a Nora Carella. A Ok. Nora Carella 10 anni fa e comunque dalla Commissione Pari Opportunità, perché anche domani sarà C'è la commissione pari opportunità. l'assessore Tonel, Serena Tonel, ma anche la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste, Laura Di Pinto, che mi consegneranno Mi questo pare, tra l'altro, che premio. fra i vari vincitori del premio, in inglese è più bello dire recipient, così, credo ci sia stata anche l'architetto Luigi Tatamaro, se Sì, non mi sbaglio. esattamente, è Ecco, stato quindi una io delle sono sempre contento precedenti. quando posso in qualche modo ricordarla, perché è stato un personaggio, secondo me, molto così, fondamentale anche per insomma, ha detto delle battute che ancora cito, per dire la verità. E poi domenica è un altro. Questo, diciamo così, il premio di vetro ti viene dato per la tua attività nel mondo della cultura triestino, anche di organizzatrice di eventi, insomma, Di di artista, di artista. globale.
Laddove invece Domenica Venezia è un premio che riguarda la tua attività giornalistica. Esattamente, solo quella come critico d'arte ed architettura, ed è il premio appunto giornalistico Paolo Rizzi. Paolo Rizzi era un grande critico d'arte che si è molto occupato della cultura del Nord-Est, ma anche italiana e moderna, cultura artistica moderna e contemporanea, che peraltro io avevo anche un po' conosciuto nei miei anni veneziani, ma lui era più anziano di me, che è morto nel 2007, e la famiglia con i giornalisti del Nord-Est lo vogliono ricordare con questo premio, che invece è alla nona edizione. E io ho vinto questa sezione arte e cultura mandando un articolo su Leo Castelli, e così una mostra peraltro che si svolgeva a Mestre sulla Pop Art, che io avevo recensito, e ho parlato molto di Leo Castelli, e si vede che è piaciuto. Io l'ho mandato dicendo: mamma mia, adesso perdo una giornata di tempo, perché mi fa il curriculum, scegli l'articolo, manda eccetera eccetera, assolutamente per niente. Infatti l'ho mandato l'ultimo giorno, l'ultime Impossibile. ore, proprio per così, No, è però. sempre così, no? Di solito funziona Sì. sempre così. Quindi, quando, insomma, è un momento in cui anche, adesso io non vorrei buttarla sul filosofico, eccetera, però insomma, diciamo che io credo soprattutto il primo, no? È un premio che ti fa riflettere su parecchie cose, no? E soprattutto anche su quella che è, insomma, diciamo così, su quello che è il ruolo di chi in qualche modo divulga l'arte, che può essere divulgata nei modi, diciamo così, più vari sostanzialmente, no? Mi verrebbe da chiedere com'è lo stato dell'arte nella nostra città e più in generale anche nel nostro paese. Beh, a Trieste è sempre stata una città molto colta, sia musicalmente, sia che in un quasi direi avida di mostre d'arte, di eventi d'arte, di eventi culturali, perché io vedo che qualora vengano comunicati nella maniera adeguata, c'è sempre un grande accorrere di pubblico. È una città effettivamente che, essendo stata per tanto tempo, diciamo, la capitale sul mare dell'impero, no? Perché Trieste era il secondo porto dopo Marsiglia in Europa, e quindi una città potente, ricca, e dove c'è la ricchezza c'è anche la cultura, e poi con tante culture che transitavano e si fermavano qui, e quindi questo crogiolo, come si dice, di razze, che poi portava ad un crogiolo di linguaggi proprio artistici. Ecco, senza contare che la maggior parte dei nostri artisti si formavano alle accademie di Monaco, di Vienna e di Berlino. Quindi c'era proprio questo stare nel cuore dell'Europa, no? E quindi questo anche recepire le avanguardie che. È anche vero, cose che ogni qualvolta si leggono le biografie degli artisti che sono oggetto dei volumi della collana di storia dell'arte della Fondazione CR Trieste, non c'è volta in cui non si rimane, come dire, neanche più stupiti, ma diciamo così, Certo, affascinati dal certo. fatto che appunto questi avevano contatti, giravano in giro per l'Europa senza nessun tipo di problema, eccetera. Quindi questa temperie sì, è documentata, Sì, esiste e sì, sì, sì. poi soprattutto è espressa nei lavori. Eh sì, è espressa nei lavori, perché per esempio anche il simbolismo, che a fine 800 era di gran moda, così a Monaco di Baviera, lì c'è una bellissima casa che era di von Stuck, che era uno degli insegnanti, insomma, così insomma, è di un fascino pazzesco. E io ho rivisto alcune atmosfere di quel mondo, diciamo, che emana da quella casa, anche nelle opere di alcuni artisti che io ho curato. Quindi diciamo che questa cultura è un po', questa cultura così europea Resta, cioè. Ecco, resta nel nostro DNA. curare un artista, nel senso che dici tu, che cosa significa? Significa
allestirgli la mostra, poi dopo su questo mi piace. Beh, direi prima di tutto sceverarne a fondo la personalità e il taglio creativo che lui ha. Cioè, bisogna conoscerlo a fondo. Conoscerlo a fondo e dopo, di conseguenza, uno sceglie anche da questo il taglio della mostra, il taglio della linea grafica e tutto ciò, per esempio, molto importante sono quello che io faccio sempre e non solo io, sono gli eventi collaterali per continuare a promuovere la mostra e quindi eventi collaterali che vengono tagliati Su misura. su misura per la vita, la storia, l'indole di questo artista. Quando si, adesso qua è una cosa che a me diverte molto, quando si diciamo mette in piedi, che è un po' volgare come termine, però una mostra viene messa in piedi, no? Cioè Eh sì. c'è un lavoro, non c'è soltanto un lavoro organizzativo, c'è un lavoro proprio di, come dire, assemblaggio, scegliere i quadri, metterli a posto, Certo. appenderli Sì. alle pareti, eccetera. Io credo che, per quello che io posso capire, non è indifferente il luogo Ah, certo. e poi non è indifferente il percorso che chi cura la mostra deve allestire attorno ai quadri, attorno a quello che viene esposto, attorno alla personalità dell'artista. Il percorso in senso fisico o mentale, diciamo, Io direi tutte e due. tutte e due le cose, Eh no? beh, certo, perché il percorso è la strada che poi percorre il fruitore, Questo sì. quindi è questo, cioè tu lo devi accompagnare dentro l'anima dell'artista, dentro l'opera dell'artista e quindi è molto importante in questo senso la scelta del percorso, l'allestimento, ma è anche importante avere un certo budget, perché il budget no, ti consente, per esempio, io adesso ricordo una mostra che ho fatto tantissimi anni fa vincendo un concorso del Comune di Trieste e questa era Palazzo Costanzi, era una mostra su Carlo Vostri, che è stato uno degli artisti di fine Ottocento del Circolo Artistico Triestino, famosissimo. E io avevo progettato l'idea, lui faceva questi quadri ottocenteschi, queste anche così, questi scherzi, queste caricature in maniera molto ricca. I quadri avevano delle belle cornici e quindi io ho pensato il Palazzo Costanzi all'interno, chiamiamolo così, tutto nero, tutto buio, i quadri appesi e elementi, cioè con dei proiettori di luce, quelli con le alette, eccetera, puntati sul quadro in maniera che facesse luce, che rilucesse solo l'opera Sorry, ho d'arte. capito. E per terra tutta una moquette rosso, rosso sangue, diciamo così. E chiaramente dico, bisogna avere anche un minimo di budget, perché uno entra e poi c'era un sottofondo musicale di un potpourri di musiche proprio tratte da questa atmosfera, scelte secondo questa atmosfera così gioiosa, frizzante, un po' Quindi da no. fine secolo, no? Ah, Da Austria ho Felix che capito, ho capito. decade. E quindi c'era la colonna sonora della mostra, la moquette rossa, la luce puntata e uno entrava e già Era entrava sì. nel Ah, mondo di Vostri. Questo è per dare un per esempio. esempio, si discute molto, no, quando appunto si visita. Questo magari vale più che altro per le collezioni permanenti di un museo, no? Su come, diciamo, mettere in ordine, no? Alcuni privilegiano l'aspetto più, come si dice, Di di catalogazione. catalogazione, eccetera. In altri casi, per esempio, quando inaugurò la Tate Modern a Londra, privilegiarono invece un'esibizione per generi, per argomenti piuttosto che cronologica, eccetera. C'è una regola oppure la regola si può adattare a ciò che si esibisce? Ma secondo me in un museo la cronologia è importante, nel senso che se uno entra in un museo e dipende appunto dal museo, se un museo ha delle opere, mettiamo di una città dal 700 a oggi, se tu fai una cronologia per sezioni, racconti Scusa,
L'evoluzione della città, insomma. Esatto, racconti E ciò che. quindi anche l'evoluzione del gusto, Esatto, e fondamentalmente. quindi già crei un percorso, diciamo, implicitamente didattico. Dico implicitamente, quindi non noioso, perché una delle, secondo me, delle prime cose che bisogna fare è non annoiare il No, è, pubblico, questo perché è. se sei troppo didattico, questi si stufano. E quindi ecco, questo è un esempio, quindi dipende da situazione a situazione. Se invece in un museo ci sono, mettiamo soltanto opere di artisti del secondo Novecento, allora Allora, questo sì, discorso poi. allora vanno messe su piani diversi e lì sono scelte Avreste diverse. fatto per esempio che io ho apprezzato moltissimo l'allestimento del Museo Picasso. Io non l'ho rivisto dopo il restauro, dopo la reinaugurazione, ma il Museo Picasso di Parigi, che è un museo dove si procede veramente cronologicamente, pur appunto proponendo opere dello stesso autore, a me piaceva molto perché amando l'ordine nel resto del mondo, non per quel che mi riguarda, ero molto più facilitato anche nel vedere appunto come dire, l'evoluzione dell'autore, eccetera. Io ho visto invece, questo lo devo dire, ma insomma, non è che si. Io sono rimasto invece un po' sconcertato dal Maxi di Roma, che insomma la concezione è anche bella, eccetera. Mi ricorda molto un bellissimo museo di Parigi che il mio amico Maurizio Lorbo mi ha detto va a vederlo assolutamente, ed è il museo Quai Branly, quello diciamo, dell'evoluzione dei paesi del Sudafrica e del Sud America, eccetera. Museo molto bello, che è chiamato tra l'altro con il nome della strada in cui sta, per non offendere, perché dicevano se noi lo chiamiamo Museo dell'arte dei paesi del terzo mondo si offende, insomma, vabbè, è una scelta inglese secondo me più che francese. Boh, il Maxi incomincia in questo modo, cioè incomincia facendoti percorrere una strada prestabilita, poi ad un certo punto si perde e tu navighi per queste sale, passi 4-5 volte davanti alla stessa installazione prima di trovare un'altra sala. Cioè, Sì. a me questo, devo dire la verità, mette un po' di da nervi, ecco, per Beh, esempio. quando tu ingeneri anche lievemente un concetto di confusione, di leggera confusione nel fruitore, secondo me hai già un po' sbagliato. Cioè, perché evidentemente nel Maxi anch'io ho avuto questa sensazione di un po' di spiazzamento, no? Perché beh, anche quello però può essere il concetto di bombardare il fruitore con una serie di, chiamiamole così, informazioni visive che poi starà a lui Mettere a posto approfondire o mettere a posto. E Sì, può sono essere. punti di vista. Io ho una mentalità, un modo di pensare. Più diciamo, faccio riferimento, per esempio, parlando così, mi veniva in mente il Museo delle Belle Arti a Bruxelles, no? Che è quello che contiene le opere d'arte dai primi secoli fino a oggi. E lì, in effetti, adesso a posteriori penso, c'è proprio questo percorso che non ti che non ti confusiona, ecco. E anche l'attiguo Museo di Magritte, che sono due piani, un grandissimo, bellissimo perché tutto nella luce buia, così. E anche questo è una narrazione logica, ecco. Cioè una narrazione che parte dalle origini e arriva alla fine. E senti, quando allora c'è un altro problema che noi magari insistiamo a sottolineare. Poi dopo è anche logico che ognuno fa come meglio crede, eccetera. Però vediamo di dare un paio di punti fermi, no? Allora, è impossibile che una persona che va da Londra non decida di andare a visitare il British Museum, è impossibile che una persona che va da Parigi non decida di andare a visitare il Louvre, New York, il Metropolitan Museum, eccetera, eccetera. Nonostante si sappia che non li si potrà vedere tutti quanti nel periodo di tempo in cui uno decide di dedicarvi, eccetera, vanno comunque. Quali istruzioni per l'uso potremmo dare a chi
scegliesse di andare a visitare questi musei, sapendo che deve andarci comunque perché poi fa figo quando torna a dire: ah, ho visto la stella di Rosetta piuttosto che altro, però sapendo anche che non li gode. Cioè, per esempio, io dico a tutti quanti i miei amici che vanno a Londra, dico: vai al British Museum, però prima di andare al British Museum vai a vedere la Courtauld Gallery, che te la gusti da cima a fondo in una mattinata, senza poi lasciare niente di non visto, perché magari devi correre, perché poi Non è facile, nel senso che io sono negata per questo mordi e fuggi, nel senso che io nel suddetto museo belga, quello grande, diciamo, delle belle arti, sarò stata 2 settimane là dentro, ma non sto scherzando. Mi è impossibile personalmente entrare in un museo e fare una corsa e vedere, cioè non è, preferisco vedere una sezione e impararla, goderla, gustarla, approfondirla. Ma io ho un amico mio che però non fa il critico d'arte, e con lui vedi i musei, e cioè in mezz'ora hai visto la Tate Gallery, cioè vabbè, un'ora diciamo, Però poi è anche vero, invece a me capita, per esempio, che alla National Gallery, io l'ho vista, però ogni volta che sono a Londra vado a vedere il ritratto dei coniugi Arnolfini e il ritratto dei due ambasciatori di Holbein, che ormai conosco a memoria anche nei significati reconditi, cosa significa lo specchio, cosa significa là il teschio, il compasso, tutte queste cose qua. Però c'è questa attrazione, ecco, insomma, Beh, ci sono dei luoghi o delle cose, o degli oggetti, o delle opere d'arte che rivestono un fascino, potente, peraltro ecco. non è che abbia nemmeno studiato tanto quel periodo piuttosto che altri, però probabilmente ti E certo, colpiscono. sarei stato catturato Come per da. esempio, non so, adesso capita anche che uno può avere una sorta di repulsione nei confronti di un autore piuttosto che di un Ah, altro, beh, ma certo. senza nessun tipo, che voglio dire, riconoscendo anche il valore dell'artista. Però, per esempio, io detesto Francis Bacon, non riesco Ah a no, farmelo pieno, no, troppo proprio mi dà un senso graffiante. di, posso dire, chiedo scusa, mi dà un senso di schifo. E probabilmente è una delle cose che l'autore vuole, fondamentalmente, no? Però queste immagini che sembrano come liquefarsi, eccetera, a me dà un senso Ecco, quello che io provo nei confronti di Jeff Koons, per esempio, ecco, ognuno ha i suoi. ognuno ha i Comunque mi suoi. pare di dedurre che ambedue siamo due tipi ordinati Sì, quantomeno mentalmente. in questo tipo Esatto. di cose sì, insomma. Laddove invece occuparsi di arte a livello giornalistico, che c'è immagino, una sottile differenza. Sì, Tra occuparsi d'arte a livello giornalistico oppure normalmente? normalmente, perché. Sì, beh sì, perché anche se vai a recensire una mostra prima, alla conferenza stampa o all'inaugurazione, il dato di cronaca sfuma, è un dettaglio, e il focus invece è l'opera d'arte o le opere d'arte o l'artista. E quindi è senz'altro molto, molto diverso, cioè perché comunque chi scrive d'arte in qualche modo deve fare un approfondimento che molto spesso nella cronaca Non non riesco. c'è, ma non perché sia un difetto, non c'è, Non c'è, perché sì, racconti le cose è diverso, su un altro piano sì. con altri scopi, cioè c'è un'informazione più immediata. Ma per esempio, non so se la critica d'arte potrebbe forse essere in qualche modo mai diverso. Comunque, insomma, andiamo un po' come dire, andiamo con la maniera. Nel senso, la critica d'arte è un po' come una recensione, no? Sotto certi aspetti. Vero è che di recente, per come sta messo, per esempio, il teatro, le recensioni negative è meglio farle intendere a chi ha un orecchio particolare che non dirlo in maniera esplicita, insomma, perché, insomma, bisogna anche tener conto di tutta una situazione che è leggermente cambiata rispetto a qualche anno fa. Ciò detto,
si stroncano anche le opere d'arte? Cioè, Non è io questo il... non ho chiaro, ho capito. No, personalmente io non stronco in maniera violenta o villana, come purtroppo ho letto certe volte fare, perché non è mai bello umiliare la persona. Le persone non vanno umiliate, quindi si può usare un certo tono elegante e ci si fa capire lo stesso. Perché Secondo me, insomma. ci sono degli avverbi che possono Ci essere sono delle degli armi. avverbi, vabbè, ci sono uno usa, io mi sono sempre fatta capire, cioè uso dei toni magari così quando una cosa mi piace molto e se non mi piace sfumo e comunque faccio molto ben capire, credo che si capisca Si lo stesso, capisce qua. ma non è per non dire, è proprio per un, comunque il rispetto per il lavoro degli altri esiste sempre. In queste settimane c'è stata una dichiarazione piuttosto improvvida, un'altra dichiarazione piuttosto improvvida di un membro del governo. Prima c'era quello, il ministro della cultura, che ha detto stop alle domeniche, alle prime domeniche gratis nei musei, poi dice no, in realtà non era vero, sono stato frainteso. Poi mi pare che sempre lui ha detto, e questo è il ministro della cultura, che secondo lui l'insegnamento della storia dell'arte potrebbe essere tolto perché a lui non piaceva questa, non piaceva la materia. Sgarbi, secondo me, come si dice, pure patele bourgeois, perché non penso che, ha detto, ma non ha tutti i torti, perché anche la mia insegnante di storia dell'arte alle superiori non ci ha fatto amare determinati autori, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo, che secondo me è veramente una battuta così, io incomincio a essere un po' stanco di questa gente che non riesce a capire intanto ciò che è il caso venga detto e ciò che è il caso venga taciuto, insomma. Ma a parte questo, ma mi pare che c'è ancora gente che non riesce a capire l'importanza poi dell'arte nel nostro paese, insomma, perché tutti quanti si riempiono la bocca, ah, il nostro è un museo a cielo aperto. Poi dopo, se guardiamo a certe cose, sì, è un museo a cielo aperto che non è tutelato minimamente, perché No. insomma sì. Allora, per chi si occupa di questi argomenti, per chi magari come me deve la sua formazione a Molesi piuttosto che a Joseffi o tutti quanti gli altri, suona un po' male sentir dire certe cose, insomma, come dire avete perso tempo, e non è così, perché sappiamo che non è così, però si resta un po' così, no? Beh, è che molto spesso mi pare che chi detiene queste posizioni apicali non è un tecnico della materia. Allora, se Questo sì. uno è un tecnico, certe cose non le dice. E questo vale per tutti i campi ed è così perché l'arte è una cosa meravigliosa, delicata, e il nostro paese è una meraviglia e bisogna rispettare tutto ciò. Ecco, questo quindi appunto non, è meglio tacere. Sì, quell'altro già hanno tolto l'insegnamento della storia dell'arte nei primi 2 anni del liceo classico, e questa mi pare una cosa anche abbastanza tragica sotto certi aspetti. Poi, appunto, si dicono queste cose, veramente uno dice, boh, vabbè, ma e allora mandiamo tutto da altre parti, insomma. Certo è che tante cose si vede anche quando si scrive, no? Se tu estrai da un discorso una frase, questa frase può anche, diciamo, non essere la parte per il tutto. Quindi bisogna un po' anche vedere la dichiarazione in generale. Ecco, comunque, sì, io penso che bisognerebbe Un avere po' sì, soprattutto. meglio soprattutto appunto quando si occupano certe cose. Finiamo con una domanda che io faccio sempre, forse l'ho anche già fatta, ma insomma si può anche rifare. C'è una cosa fondamentalmente secondo me, da chiarire, no? E riguarda l'arte contemporanea, nel senso che tutti quanti dicono, ah, l'arte contemporanea non si capisce assolutamente niente, c'è insomma, i buchi nelle Beh, tele, vabbè, le robe, queste Fontana. cose qua. Io sono convinto, paradossalmente, che l'arte contemporanea, più ancora dell'arte figurativa in senso stretto, è
fondamentalmente tutta l'arte, e anche l'arte cinematografica, l'arte teatrale, eccetera, si riduce sempre a mi piace, non mi piace. Se tu conosci qualcosa, sei più in grado di capire perché ti piace o perché non ti piace, e magari puoi anche spiegare ad altre persone perché a loro piace una cosa. Ma fondamentalmente quello è il discorso. A me può piacere Fontana, può non piacere appunto, come si chiama, Francis Bacon. Secondo me nei confronti dell'arte contemporanea da parte di tutti c'è una sorta di, come dire, di terrore, di non essere in grado di comprenderla, laddove forse la comprensione è l'ultimo, come si può dire, grimaldello per arrivare all'arte contemporanea. Beh, in effetti forse l'arte contemporanea, a parte che è nata seguendo parametri diversi da quelli classici, tradizionali, come sappiamo, e quindi è un'arte che forse recepisci più di Di pancia, no? pancia, Di sì. pancia. E quindi o la senti o non la senti. E in questo senso, secondo me, recepisci anche se c'è della falsità dietro, no? Sì, questo sì. Se ci sono delle mistificazioni, nel senso che l'arte contemporanea non sempre presuppone una regola, no? Quindi andando fuori dalle regole, l'artista può essere sincero. Per esempio, Picasso, prima del cubismo, sappiamo che a 16 anni lui dipingeva in maniera eccelsa. Allora, quando uno a 16 anni fa quel tipo di Sì. cose, qualunque cosa faccia dopo, anche se ti fa una croce, dici, beh, questa è una sua scelta artistica, non una sua scelta linguistica. Invece, bisogna vedere gli altri casi, quando uno sa fare solo la croce. Ecco, allora lì, in questo senso dico, e forse la nostra pancia riesce Sì, va oltre, istintivamente a recepire se è un'opera d'arte genuina, sincera, oppure appunto una mistificazione. Mariana, grazie davvero per essere stata con noi. Complimenti per questi due riconoscimenti. Ricordiamo che domani alle 18 all'Auditorium del Museo Revoltella c'è la consegna del premio di vetro Elka Ruzziere, laddove invece domenica prossima a Venezia, a Cassa Gredo, c'è la consegna del premio giornalistico Paolo Rizzi. Noi ci vediamo. Posso aggiungere una Come no? piccola cosetta? Vorrei dire soltanto che domani, io terrò, perché mi è stata richiesta, una lectio Ah, magistralis, che però avrà alle spalle tutta una serie di performance, di musica, eccetera, e con protagoniste Marianna Prizzon, accompagnata al pianoforte da Alessandra Saggelli, soprano Marianna Prizzon, e il maestro, il compositore Silvio Donati. ok. Ah, Silvio Donati, è il mio insegnante di Sì. musica alle medie. Adesso ho fatto anche una gaffe perché insomma si può arrivare facilmente anche all'età, mia e sua. Grazie. Grazie ancora per essere stato con noi, davvero complimenti. Adesso, dopo di noi, c'è l'appuntamento con Tisane, Unguenti e Cachet.